Signori e signore, ben ritrovati con la mia carriera F1 Manager 2022. Nell'ultimo episodio, no, non guardatelo, lasciate perdere, va bene così, che però dai, ve lo lascio qui sopra. Diciamo che non è andata benissimo, abbiamo ottenuto il primo doppio zero stagionale perché Alonso, mentre era comunque in una buona posizione, è finito contro il muro a Singapore e Gasly, mentre stava tentando un recupero, visto che era stato sfortunato con la safety car, ha centrato Tsunoda e ha rovinato la propria gara. In realtà poi abbiamo quasi recuperato qua, finendo quasi in zona punti, tra l'altro col giro più veloce in pista, ma rimanendo fuori dai primi 10, ovviamente non abbiamo preso nemmeno il punto addizionale. Il calendario però ci è amico, infatti fra 4 giorni saremo già in Giappone per cercare di riscattarci. Ritorna la pioggia, guardate le previsioni, domenica danno pioggia, non so se sia pioggia media, forte, leggera o che sia, però pioverà e quindi sicuramente sarà un gran premio interessante, dato che noi con la pioggia finora abbiamo ottenuto podi, vittorie, doppiette, quindi si preannuncia un weekend interessante. Konnichiwa dal circuito giapponese di Suzuka, un tracciato unico e molto amato da tutti gli appassionati che ci ospiterà in questo weekend. Ci attendono brividi e velocità nel Gran Premio del Giappone. Questo weekend i piloti si affronteranno sulle curve insidiose di Suzuka, dall'inconfondibile conformazione A8. Qui sarà la deportanza ad alte velocità a decidere quali squadre saliranno sul podio. Ci siamo! Mancano poche gare al termine della stagione e la resa dei conti si avvicina. Chi riuscirà a conquistare la corona di campione lo scopriremo molto presto. La battaglia inizia! Confermata pioggia moderata per la gara, venerdì nuvoloso, sabato parzialmente nuvoloso, noi come sempre ci faremo le PL2, simuleremo PL2 e PL3 e ci rivediamo con le qualifiche. Tra l'altro in PL1 approfittiamo e facciamo fare un po' di esperienza al nostro collaudatore, cosa che è sempre buona e giusta. Siamo nel corso della Q3, purtroppo Alonso è stato eliminato al termine della Q2 per pochissimi millesimi, Gasly invece è passato, quindi adesso cercheremo di sfruttare al meglio l'unico pilota che ci è rimasto, contando che c'è Verstappen che va a velocità doppia degli altri, dato a tutti praticamente sempre almeno 7 decimi, però ci sono più piloti in penalità, quindi questo potrebbe comunque cambiare un po' le carte in tavola, ricordando che poi nella gara prevista per domani dovrebbe piovere. Primo tentativo concluso in questo Q3. Gasly, vedete, il tempo è abbastanza alto, lo stanno superando un po' tutti. Eravamo comunque con gomma usata, però paghiamo 1,5 secondi, che più o meno è stato il target finora da Verstappen. Però vedete, Verstappen dà 7 decimi al compagno, quasi 1 secondo alle Ferrari. Quindi in realtà noi non siamo così distanti da quelli davanti. È veramente Verstappen che sta facendo un weekend a sé, oserei dire. Siamo on board con Gasly in questa seconda parte di giro. C'è il tramonto qui in quella di Suzuka, come sempre comunque circuiti davvero davvero belli da vedere. Nel primo settore si è migliorato Gasly, adesso vedremo gli altri, che solitamente nel secondo tentativo il gioco gli fa mettere gomma usata, noi invece abbiamo gomma nuova. Vediamo se riusciamo a recuperare un paio di posizioni su Norris, ci credo abbastanza, si migliora anche nel secondo settore Gasly, su Bottas la vedo già più complicata, siamo all'ultima chicana, sì, lo so che ho quasi finito la benzina, ma è la cosa è voluta, vediamo Gasly sul traguardo, intanto ci dovrebbe essere bandiera a scacchi, eccola qua, arriva Gasly che si migliora di un decimino, supera Norris ma resta dietro Bottas, arriva Norris. E non si migliora e resta dietro, quindi ufficiale la nona posizione in qualifica, però ci sono da vedere un po' le penalità, quindi potrebbe essere che riusciamo a recuperare qualche posizione in griglia in gara. Confermata la pioggia dal decimo giro, tra l'altro vedo che sarà con scrosci più o meno forti rispetto ad altri, quindi sarà importante anche capire con quale mescola poi proseguire. Di sicuro all'inizio bisogna mettere sempre l'intermedia, a meno che questo 85-90% non allaghi immediatamente la pista. Cosa sicura è che tutti, vedendo le strategie proposte, partiranno con una gomma soft. Noi ovviamente faremo altrettanto e spingeremo anche un po', visto che per arrivare al decimo giro ci arriviamo comunque con una gomma abbastanza ancora performante. Vedremo se effettivamente inizierà a quel giro lì a piovere.
pronti, che a noi di solito la pioggia porta bene. Cheat? No, speriamo di no. Tra l'altro, grazie alle penalizzazioni, abbiamo guadagnato due posizioni con entrambi i piloti. Quindi Gasly partirà settimo e Alonso nono. È una splendida giornata di sole e i piloti sono pronti. Speriamo che non resti troppo il sole. Ecco qui Pierre Gasly. Non è a ridosso dei primi come sperava, ma sappiamo che in gara bastano poche curve per ribaltare lo schieramento iniziale. O poche gocce. E qui Alonso, il secondo pilota della squadra. Partendo tra i primi 10 in griglia, può aspettarsi di tutto da questa gara. Raccoglieranno il frutto dei loro sforzi? Ci siamo! È il Gran Premio del Giappone! Dov'è il semaforo? Cioè, lo sento ma non lo vedo. Si spengono le luci e via, partiti! Bene, bene, vedo che Alonso ha già perso una posizione. Ma c'è una Red Bull a fianco, ok? E Gasly, idem con patate sulla McLaren. Ah! We are currently beaten. Mamma mia, sono tutti vicinissimi, eh. Che perché, come dicevo, sono partiti tutti con gomma rossa, perché ovviamente le scuderie usano le strategie, quelle che vengono proposte. Per la prima volta c'era le scuderie e le strategie tutte praticamente con gomma rossa iniziale. Vediamo se qui riusciamo in accelerazione a riprenderci il posto su Norris. Però vedete, c'ha adesso la curva a suo favore. Everything can happen in this race, so we just keep our head down, keep focus. In effetti ha ragione, tutto può succedere in questa gara. Ci stiamo staccando un po' in realtà, è uscito male Gasly. Ovviamente non c'è ancora il DRS. E quasi ha fatto da tappo ad Alonso, che stava tentando di riprendersi la posizione su Verstappen. Che non so se Perez, era Verstappen, che è uno dei piloti che aveva appunto subito delle penalità. Tra l'altro Verstappen che nelle prove libere andava 7 decimi più veloce degli altri, e secondo me deve aver cambiato qualcosa. Adesso vedremo se riuscirà a continuare con quell'andamento. Noi invece non riusciamo a toglierci da davanti Norris e a riprenderci la settima posizione. E adesso, a proposito di Verstappen, l'abbiamo chiamato, è già qua. Tutti molto vicini in questi primi due giri. Vedete che i distacchi sono quasi tutti sotto il secondo, anzi tutti sotto il secondo. Forse con il DRS, anche se poi in realtà si può usare soltanto sul rettilineo principale, credo. Potrebbe cambiare qualcosina. Tanto è stato abilitato l'uso del DRS. Vedete che adesso abbiamo Verstappen che sta tentando di superarci dopo che abbiamo fallito il tentativo di sorpasso a nostra volta su Norris. Tutti comunque, come dicevo, molto molto vicini. Quando si è un po' oscurato il cielo, visto proprio andare via il sole. Qui si può usare il DRS, l'unico che non ce l'ha è Norris, che paga più di un secondo di ritardo da quelli davanti. Mamma mia, guardate Verstappen all'esterno, ne supera due in un colpo solo. Ok, keep it clean, focus on the pace. Verstappen che ne avesse di più lo sapevamo. Cerchiamo un po' di rimanere davanti a Norris, che stava facendo un po' da tappo. Che perché guardate Verstappen quanto ha guadagnato, è arrivato anche Alonso intanto dietro. Siamo riusciti a chiudere il sorpasso con Gasly e lo fa anche Alonso. Bravo Fernando. Very good job. Molto bene così. Tanto ci comunicano che presto potrebbe cominciare a piovere. Come dicevo prima, si era un po' rannuvolato. Adesso ci siamo un po' staccati dal gruppetto davanti, dove c'è Verstappen, anche se in realtà abbiamo recuperato anche qualcosina. Vedete, dietro si è formato un altro mini trenino.
ma come annunciato dal nostro ingegnere di pista, tra poco potrebbe iniziare a piovere. Tanto Alonso in pista ha sorpassato Gasly, io non ho dato nessun, diciamo così, indicazione, non mi viene il termine. Ovviamente quello davanti, non avendo il DRS, è quello un po' più penalizzato, anche se c'è una sola zona. Però vedo, sembra che Alonso ne abbia di più per il momento. Vedete, un minimo di margine se l'è preso. Lottano i due compagni, ripassa Gasly davanti. Rimaniamo sempre in ottava e nona posizione, mentre siamo nel corso del settimo giro di 53. Eccola! Eccola, 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 eccola. Fermi tutti. Allora, mannaggia che siamo attaccati uno all'altro, come al solito, quando dobbiamo fare la sosta ai box che piove, siamo sempre appiccicati. Vabbè, montiamo subito le intermedie, perché mettere le gomme da rain, cioè, è un suicidio finché non c'è 4 mm di acqua in pista. Proviamo a fare, come al solito, anticipare tutti con la sosta, sapendo che chi è dietro dei due piloti perderà 3, 4, 5 secondi purtroppo. Però poi li recuperiamo col fatto che appena l'acqua in pista supera il millimetro, ma le intermedie iniziano ad andare il doppio rispetto a una gomma d'asciutto. Anche Ricciardo segue la nostra idea. Vedete che stanno uscendo un po' tutti quanti, perché come dicevo la pista si sta allagando. C'è una bandiera gialla intanto. Dai, vai, doppia sosta, veloci, 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 prima che arrivino gli altri, fatelo uscire! Porca puttana! Dov'è Alonso? Ancora fermo, ancora fermo. Sosta lunga perché ha dovuto far passare un casino di macchine, purtroppo. Quindi siamo stati superati da Ricciardo, vabbè. Guardate Gasly dov'è in confronto, erano attaccati prima. Se si trova davanti un'auto con gomma slick, si va al doppio. Ok. Ok, perfetto. Rientrano tutti quanti ai box, tutti quelli che non erano rientrati prima. Intanto Alonso ha perso, no, sta lottando con Ricciardo. Perché Ricciardo, no, c'ha sulle medie, ma allora gli diciamo di tentare subito un sorpasso. Vediamo se riusciamo a toglierci Ricciardo da mezzo. Nel frattempo recuperiamo tantissime posizioni, mentre sono in uscita anche le altre auto. Wow, è andato sull'erba, è andato sull'erba. Attenzione! Mamma mia, cosa sta per succedere? Avete visto, è andato sull'erba. Adesso abbiamo davanti una Alfa, credo, con gomma slick, che sta rallentando tutti. Ne dobbiamo approfittare di questa cosa. Guardate che roba. Ovviamente col cavolo che si toglie da mezzo stiamo perdendo tantissimo tempo. Che disastro, che disastro. Riesce a passare Hamilton. Se magari Ricciardo si dà una mossa. Ah no, perché ha gomma da bagnato, non ha gomma slick. Vedete quello che dicevo prima. Bravo, bravo Fernando. Supera anche lui, supera anche lui. Dai, 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 dai. Togliamoci anche Ricciardo dalle balle. Bravo. P7. Siamo terzi e settimi in questo momento. Dobbiamo sperare che l'acqua, che in questo momento sta aumentando, non vada oltre i 4 mm, se no la gomma da bagnato inizia a funzionare decisamente di più. Ecco appunto, l'avevo detto, speriamo che non vada sopra i 4 mm, porca vacca. Quindi adesso è condizione da bagnato. Allora, fino ai 5 la gomma intermedia ovviamente adesso perde di prestazione, ma continua ad andare. Quando supera i 5 mm di acqua in pista, la gomma intermedia è come se avesse una slick anche a livello di prestazioni. Quindi dobbiamo tenere monitorato questo numero qua, e ovviamente se dovesse salire, anche se mi sembra che stia un po' rallentando la quantità di acqua in pista, si stia stabilizzando. Se dovesse andare sopra i 5 saremmo costretti a mettere full wet. Intanto, con tutte le soste che ci sono state, Gasly in questo momento è in P1 e Alonso in P4. Gasly che ha circa 9 secondi di vantaggio su Hamilton, che entra in box tra l'altro. Hamilton, vediamo per mettere cosa, non lo sappiamo perché non vediamo che gomma aveva. Entra anche Verstappen, potrebbero forse mettere una gomma full wet.
Tanti stanno entrando, tanti entrano, noi rimaniamo fuori per il momento, anche perché vedete, per assurdo sta diminuendo l'acqua in pista. Allora, noi dietro abbiamo Sainz che con la gomma full wet comunque stava guadagnando abbastanza nei nostri confronti. Alonso è terzo, adesso però vedete, smette, poi inizia a piovere, quindi si sta leggerissimamente abbassando la quantità di acqua in pista. Se è al limite tra gomma full wet e pro no, adesso vedete si è un po' stabilizzato il distacco, anche se comunque ne ha di più Sainz, ma anche una macchina decisamente più veloce. Allora, ha ripreso a piovere, come vedete, in maniera abbastanza consistente. Quindi in questo momento la gomma full wet torna ad essere quella migliore. Noi siamo proprio sul traguardo adesso, quindi dobbiamo tenere d'occhio questo numero qua. E qualora dovesse andare su il prossimo giro, saremmo praticamente costretti a fermarci, anche perché guardate le previsioni, fra 2 minuti danno veramente tanta tanta pioggia e Sainz inizia di nuovo a recuperare terreno a vista d'occhio. Abbiamo Sainz attaccato, continua a piovere, come vedete adesso appunto la full wet va decisamente meglio, noi abbiamo proprio problemi, vedete, nelle curve, la full wet ne ha molto di più, però non siamo ancora ai 5 mm, so che fermarsi magari fra un giro sarebbe buttare via tempo, però anzi addirittura, se vedete, adesso inizia anche a diminuire, quindi forse abbiamo fatto bene, aspettiamo a dirlo. Quando ci supera, mi sa, qui Sainz, perché comunque dicevo la full wet in questo momento ne ha di più. Abbiamo Bottas che tenta di superarci. Appunto, anche lui con full wet, lo avevamo visto prima che stava andando piano. Sembra che comunque un po' alla volta stia diminuendo l'acqua in pista, ma guardate quanto ha guadagnato Sainz, soltanto in un paio di giri ha guadagnato 7 secondi. Di una posizione. Ha guadagnato 7 secondi che sono tantissimi. Attenzione che c'è una bandiera gialla. No! Vediamo un po'. Rivediamola. È Ma... No, Pierre Gasly. non è Pierre Gasly, è Bottas! Ma dai, Bottas, Ecco il porca di contatto. quella puttana! Virtual Safety Car addirittura. Vabbè, almeno possiamo fare la sosta forse, ma non ce la faremo mai. Ma che palle! Bottas bastardo! Adesso che cazzo facciamo? Montiamo intermedio o full wet? Cambiamo anche l'alettone. Ma che due palle però, eh? In realtà è un piccolo danno, eh? Non è un grosso danno, però chiaramente questo. Sì, intanto magari gli date anche una penalità a Bottas, eh? Attenzione perché c'è un altro incidente in pista. Tra l'altro rientriamo assieme noi e Bottas. Comunque Bottas non si è preso la penalità, mannaggia lui. Tra l'altro la safety car, la Sembra virtual ci sia un safety è quasi incidente. conclusa. Adesso stanno cambiando Virtual ovviamente safety anche car il non vedo musetto. tecnicamente. Ripartiamo. Beh, almeno teniamo la posizione su Bottas che ha rimontato o forse ha tenuto addirittura la gomma che aveva prima. La pista però si sta un pochino asciugando, poco. Alonso quindi è salito in seconda posizione, noi riusciamo in ottava, peccato perché veramente, cioè Gasly era primo, prima. Attenzione, Sainz ai Sainz the pitch. box. Sainz ai box, forse per mettere gomme intermedia perché guardate, si sta asciugando tantissimo la pista, cioè tantissima, meno lavata di prima, diciamo. Noi rientriamo davanti, lo vedete, a Sainz, che però adesso monterà una gomma nuova, quindi questo sicuramente non ci aiuta. Anche Hamilton ai box, quindi con Gasly forse riusciamo a recuperare qualche posizione. Intanto Gasly stavo dicendo, è vicinissimo a Joe, ma in realtà paga ancora qualcosina di ritardo. Si erano un po' sminchiati gli intertempi, quindi recuperiamo una posizione, ma vedete, stiamo guadagnando a vista d'occhio anche su Joe. Bravo Pier, va bene così. Ok, that's good, very good. Adesso vedete le gomme intermedie vanno decisamente più veloce di chi monta full wet, che in questo momento qua, fammi Una vedere, ce ne posizione sono ancora un guadagnata per po'. l'Alfa Tauri. Leclerc, Joe, Magnussen e Schumacher. Tanto comunque Sainz, anche Ricciardo davanti, che magari un po' ci potrebbe aiutare, speriamo. Rientrano i box coloro che avevano ancora gomma full wet, quindi Leclerc e Joe. Intanto testa quando i Bottas. Ah, quanto mi dispiace.
visto quello che è successo prima. Quindi Gasly risale in quinta, Alonso è sempre primo con 4 secondi di vantaggio su Ricciardo quando siamo il 21esimo di 53. Attenzione che c'è una bandiera gialla. Penso ci sia un incidente. Ecco Tsunoda. Diamo uno sguardo. Siamo su Tsunoda. Cosa ha fatto? Ne ha centrate tre. Ma in realtà non ne c'entra neanche una. Molto brutto. Molto brutto adesso. Brutto come errore, ma brutto dal punto di vista grafico. Ah, intanto Alonso ha compiuto un errore che però non gli ha fatto perdere molto, occhio. Diamo un'occhiata. Rivediamola. Ecco l'auto di Alonso. Purtroppo con questo errore perderà tempo prezioso. Ah, era quello. Hamilton anche lui largo, ma si è fatto come Alonso. Non è nulla di che, però intanto Sainz ha superato Ricciardo. Adesso si trova poco più di 5 secondi, ma ne ha di più anche perché ha una gomma intermedia sicuramente più nuova rispetto a noi. Quindi occhio, intanto sta tornando dopo un po' di giri ad aumentare l'acqua in pista, quindi c'è questo scroscio. Teniamo monitorata la situazione. Ancora Alonso che va per campi, porca vacca, ha perso mezzo secondo questa volta con l'errore. Infatti allarghiamo un po' meno, Fernando, già la seconda volta, vedete. Oh no, ha allargato davvero troppo la traiettoria qui. E la finiamo di allargare le traiettorie, ragazzi. Minchia, la terza volta in due giri, Attenzione, ha allargato troppo. Mannaggia la miseria, cosa ha combinato. Lui è un po' più largo, Fortuna ha perso poco, però. Immagino la sua delusione. La mia delusione, mannaggia. Siamo giunti a metà gara ed è giunto anche Sainz su Alonso, quindi molto vicino il pilota della Ferrari, che come dicevo ha una macchina sicuramente più veloce, ma soprattutto ha gomma intermedia decisamente più nuova. Si è fermata la pioggia, attenzione che c'è un testa coda. Chi è stato andare in testa coda? Vediamo se riesco a capirlo dalla classifica. Leclerc, okay. Attenzione, Leclerc in testa coda. Gasly è in quinta con Verstappen, però che anche lì sta arrivando di gran carriera, quindi occhio qui, le McLaren sembrano averne meno rispetto a noi, però vedete adesso Gasly è molto, e Gasly, Sainz è molto vicino ad Alonso. È passato Sainz quando... infatti. E tra l'altro contemporaneamente la perde anche Gasly nei confronti di Verstappen, giusto per dire, facciamo le cose a braccetto. Quindi adesso Alonso comunque ha 6 secondi e mezzo di vantaggio sulle McLaren, Gasly 6 su Hamilton. Dobbiamo tenere però un po' sotto controllo anche il consumo delle intermedie, perché 23 giri non li facciamo neanche se vogliamo con ste gomme. Quindi prima o poi bisognerà fare una sosta. Il discorso qua là, io spero in un'altra virtual, magari sempre non causata da noi possibilmente, o in una safety, in modo tale da entrare in box e smarcarmi il cambio. Secondo me tutti o quasi dovranno farla, perché comunque con 23 giri alla fine forse chi ha oltre il 70 riesce, tra cui Sainz e gli altri secondo me saranno costretti a farla almeno un'altra sosta. Vedremo. Infatti la sosta la fa Norris. La sosta la fa Norris, che penso vada a montare gomma intermedia nuova. Questo ovviamente per noi è un indice, perché se mi mette gomma intermedia nuova noi siamo costretti a fermarci con Alonso e coprire un po' l'undercut di Norris. Sì, monta gomma intermedia e quindi siamo costretti a farle anche noi. Altra gomma intermedia, diciamo anche di spingere un po' in questo giro. Alonso è rientrato in pista in sesta posizione davanti a Perez, che vedete molto aggressivo nei suoi confronti. Anche se abbiamo comunque una gomma nuova rispetto a lui per il momento. Gasly invece è sempre in quarta posizione, ma prima o poi dovremmo anche con lui fare la sosta, ma per il momento possiamo aspettare con lui. Gasly sta recuperando, come vedete, moltissimo su Ricciardo. C'è una bandiera gialla, ma mi interessa vedere. Ricciardo non entra in box.
Perché gli stiamo guadagnando tanto, io proverei a fare un undercut su Ricciardo, ok? E montare gomma intermedia nuova con Gasly in modo tale che poi quando lui fa la sosta gli rimaniamo, tra virgolette, agilmente davanti. Mancano 18 giri, possiamo farlo. Tanto alla fine con queste gomme non ci arriviamo. Abbiamo 14 metri prima della linea dei box. Giusti, giusti. Ok, mannaggia, non ce l'abbiamo fatta in tempo, lo faremo il prossimo giro. Allora andiamo a consumare un po' di gomma, andiamo aggressivi. Rimasto fuori Ricciardo, noi siamo ai box con Gasly. Vedete, la gomma era praticamente finita. Guardate, era quasi slick. Allora, l'asfalto si sta asciugando, anche se danno ancora pioggia dopo. Per assurdo adesso potrebbe anche tornare utile addirittura una gomma slick, cosa che noi non, per il momento non mettiamo. E tra l'altro abbiamo appena fatto la sosta con entrambe le macchine e quindi continueremo così. Siamo rientrati in nona posizione, ma sicuramente, ripeto, c'è qualcuno che davanti la sosta prima o poi la dovrà fare. Ricciardo ha fatto la sosta e come previsto è rientrato dietro di noi, quindi abbiamo recuperato una posizione su di lui, quindi adesso siamo quarti con Alonso, che però Perez è sempre molto attaccato, e ottavi con Gasly. Nel frattempo ha anche ripreso un pochino a piovere, quindi di nuovo rientra in regime anche la gomma intermedia. Mancano 15 giri al termine. Tanto si ferma i box Verstappen, che doveva fare il cambio gomme, quindi dovremmo recuperare una posizione su di lui, che ovviamente poi rientra come al solito con gomma nuova, anche se comunque la nostra è poco usata per il momento. Tra un po', tra l'altro, andremo anche un po' a spingere di carburante, anzi lo possiamo anche già fare con entrambi i piloti, visto che abbiamo risparmiato che basta per il momento. Quindi Verstappen è rientrato comunque davanti a Gasly, ma mi aspetto altre soste nei giri a venire. Sainz ai box. Non dovrebbe riguardarci da vicino perché secondo me ci rientra comunque davanti. Però abbiamo recuperato un po' di terreno anche su Hamilton, che vediamo se adesso rientra ai box oppure no. No, continua. Perez rientra invece. Forse recuperiamo una posizione con Gasly allora con la sosta ai box di Perez. Tanto Sainz è rientrato giusto un pelo davanti ad Hamilton, che però ha una gomma che inizia a essere abbastanza usurata. Anche Leclerc dietro, come vedete, tanto Gasly prende la posizione su Perez. Hamilton ai box, saliamo in seconda posizione con Alonso, anche se dietro c'è un Verstappen che ci sta rosicchiando decimini a ogni settore, quindi sarà difficile mantenere quantomeno questa seconda posizione. Ci proviamo. È arrivato Verstappen, come dicevo, per tutto il weekend andava N volte più degli altri. Adesso potremmo anche tentare di tenerlo dietro, ma mancano tanti giri alla fine. 7 giri è difficile, ripeto, ne ha di più di tutti secondo me Verstappen. Quindi una volta che ci supera ci va via. Ha guadagnato veramente un secondo al giro più o meno. Alla fine è riuscito a passare Verstappen e praticamente in tre curve ci ha guadagnato, guardate quanto, veramente veramente tantissimo. Mancano 4 giri alla fine, ma con Gasly iniziamo a vedere Leclerc, che tra l'altro ha gomma molto molto usata, quindi adesso tenteremo magari un sorpasso con lui per cercare di arrivare fino in quinta posizione, ovviamente cercando di mantenere il terzo posto con Alonso. Attenzione perché c'è stato un incidente in pista. C'è una bandiera gialla, chi è Yellow flag, stato? Dea. Joe. Yellow flag. Vabbè, non ci interessa più di tanto. Intanto Ok, pronto. andiamo a provare e a ottenere il sorpasso su Leclerc, che ha gomma davvero finita Very good praticamente. job. Bravo Pierre. Tanto nel mentre che esce un timido sole, ma la pista è ancora bagnata, ma ci sarà l'arcobaleno da qualche parte, inizia l'ultimo giro per Sainz Last e lap. anche per il buon Alonso. Andiamo allora on board con lui per goderci questo ultimo giro. Vedete, la pista è ancora bagnata, ma cioè, ormai le nuvole si sono diradate, è uscito questo sole. Alonso in terza posizione, che nel giro di 4 giri ha preso 10 secondi da Verstappen, così tanto per darvi un'idea.
ma che continua comunque a mantenere un ottimo vantaggio di circa 8 secondi su Norris. Norris, quarto posto, credo che sia forse il risultato migliore di questa stagione per la McLaren. McLaren che è sempre stato in difficoltà. Dietro di lui Gasly, staccato di 3 secondi e mezzo, che anche a sua volta ha guadagnato abbastanza su Leclerc, che praticamente sta girando sulle tele delle gomme perché non ha fatto il cambio, aveva una gomma molto usata. Abbiamo sfruttato bene la strategia, un po' sfortunati con Gasly che aveva compiuto, non neanche un errore, lui in realtà si è trovato Bottas che aveva lui compiuto un errore di rientro dai prati e che era stato colpito, quindi con sosta ai box obbligata per andare a sostituire anche il Musetto che sarà un pochino danneggiato. Siamo sulle curve finali, ormai anche Sainz vede quasi la bandiera a scacchi. Qui c'è l'ultima chicane, eccolo qua, vince Carlos Sainz su Ferrari, ottima la sua gara. Seconda posizione per Verstappen, che ne aveva più di tutti quanti. E giunge sul traguardo in E terza Sainz taglia il posizione, traguardo e si aggiudica la Fernando corsa. Alonso. Yeah, so what a day today. You did a fantastic race. And slow down, slow down. Quarto Norris, quinto Gasly, altra ottima prestazione anche per Gasly. Ritorniamo con entrambe le macchine a punti dopo lo sfortunato, tra virgolette, Gran Premio di Singapore. E ritorniamo anche sul podio con Alonso, quindi direi ottimo weekend. Come sempre siamo stati bravi a sfruttare queste condizioni di umido, di bagnato. Bene così. Fernando Alonso non ha sbagliato nulla questo weekend. La sua squadra ne sarà fiera. Questo casco non si può vedere, ragazzi, veramente Questo podio imbarazzante. è il meritato riconoscimento del duro lavoro svolto da tutta la squadra. Due spagnoli sul podio. E il veterano spagnolo segna un'altra prestazione incredibile, conquistando l'ennesimo podio. A completare il podio di oggi, altri due piloti che hanno dimostrato il loro grande talento. Un risultato meritato per l'Alfa Tauri, frutto di una gara solida. Già, sono riusciti a unire strategia, abilità tecnica e talento al volante. Hanno avuto un weekend eccellente. Che risultato! La squadra è al quarto posto della classifica costruttori. Questa volta prepariamoci a salpare oltreoceano per un nuovo appuntamento texano con il Gran Premio degli Stati Uniti. Ecco la classifica del Gran Premio del Giappone. Primo Sainz, secondo Verstappen, terzo Fernando Alonso, quarto Norris, quinto Pierre Gasly, sesto Leclerc, settimo Perez, ottavo Ricciardo, nono Ocon, decimo Lewis Hamilton. Classifica piloti dove Gasly torna a rosicchiare qualche punticino a Hamilton e allunga invece su George Russell. Alonso che invece un po' alla volta si sta facendo sempre più vicino a Bottas. Classifica costruttori dove guadagniamo su tutti, l'Alfa Romeo rimane ferma a 127, noi prendiamo ben 25 punti, portando a quasi 100 il vantaggio sulla squadra, l'altra squadra che di fatto sarebbe italiana, anche se ha la sede in Svizzera. Recuperiamo anche un po' di punti su Mercedes, ma ripeto, il nostro obiettivo è già andato oltre, cioè obiettivo sesto posto in classifica costruttori, siamo quarti, quindi ha voglia. Bene, tra 11 giorni si vola negli Stati Uniti a Austin per il Gran Premio delle Americhe. Io vi invito a lasciare un like se il video vi è piaciuto, lasciate un commento, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere nessuno dei prossimi episodi in uscita. Grazie per l'attenzione, un saluto a tutti. Ciao!